Ci sono novità interessantissime che riguardano le playlist di YouTube, e queste novità sono in senso molto più social rispetto al passato. La prima novità riguarda la versione di YouTube su desktop, su computer. È possibile adesso in poi modificare le miniature delle playlist aggiungendo delle immagini personalizzate, come si fa con le miniature dei video. Per farlo dobbiamo cliccare su Playlist nella colonna di sinistra della home, poi su Visualizza la playlist completa. Qui sull'immagine di copertina della playlist vedrete la matitina per modificarla. Cliccate e apparirà una finestra da dove potete selezionare l'immagine che volete per la vostra playlist. Potete anche modificare la finestra in modo da selezionare solo la parte dell'immagine che volete prendere. È possibile anche sostituire l'immagine cliccando su Scegli la raccolta. Si può inoltre rimuovere l'immagine personalizzata. In questo caso tornerà l'immagine di copertina presa dal video da cui era stata presa prima di questa fantastica novità. Un'altra novità, questa volta sulla app di YouTube, riguarda la collaborazione con altri canali o utenti, sempre riguardo alle playlist. Prima di tutto cliccate sui tre puntini a destra della playlist, poi modifica e collabora, poi ancora su collabora. A questo punto la playlist sarà una playlist in collaborazione con altri canali. Vedete quelle piccole icone rotonde? Sono di canali che collaborano nella condivisione dei video nella playlist. Ma come si fa ad aggiungere dei collaboratori alla playlist? Cliccate su Invita collaboratori, poi scegliete come condividere il link da inviare ai collaboratori della playlist. Potete inviarla ad uno dei vostri social preferiti oppure anche via email. A questo punto un altro utente, cliccando sul link, aprirà l'app. Ovviamente deve essere loggato a YouTube. Da qui vedrà l'icona del proprio canale tra gli altri collaboratori. Cliccando sulle icone sarà anche possibile vedere i canali dei collaboratori che collaborano alla playlist. Molto social come opzione, non pensate? Bene, lasciate un commento sotto questo video e ditemi cosa ne pensate. Una cosa molto importante, iscrivetevi al mio canale, cliccate sulla campanella per le notifiche e mettete anche un bel like.